Cosa ne pensate quando vi dico la parola immigrazione? Delle persone che cambiano stato, Per città, delle cultura, necessità, per delle necessità. dipende. Poi c'è chi magari non lo fa in modo non necessario, diciamo, c'è chi immigra, tipo, Per che non ne ha niente, magari troppo sicuramente. bisogno, però invece c'è della gente che lo fa perché non ha possibilità di Si fare. sente che la città sta diventando più multietnica oppure Sì, statica? ma assolutamente. io non trovo più Basta italiani guardarsi qua. in Cioè. giro. Ma qualche anno fa non era così, Persone però che non ci cambiano. vedo comunque niente di Io male. vivo qua Cioè, da 2 anni, quindi non saprei dirti, no, però. non era così un tempo, anche fino a 10 anni fa A me non perlomeno. sembra eccessivo il fatto del multietnico qua, No, cioè io perlomeno vabbè. prima stavo a Roma, era una cosa, Sì, cioè, a Bologna, anche anche a rispetto. Bologna, non è che Sì, qua, cioè, però in confronto a 10 anni fa è cambiata la per me è cosa. una cosa molto, cioè anche qua è Tutto una cosa qua, molto selettiva, questa da cosa zone, cioè non niente. è che trovi un certo tipo di persone in ogni zona, cioè è una cosa. Ritenete Ravenna una città chiusa o aperta? No, magari magari, più cioè giovane. dipende. I giovani sono più dinamici, diciamo, si Sì, adattano più allora c'è facilmente. una ormai sottile sicuramente differenza fra aperta. essere realmente dinamici e essere dinamici perché la moda attuale ti impone di essere dinamico mentalmente, ma in realtà non lo sei, perché secondo me anche la gente giovane è ottusa. Cosa ne pensi della situazione attuale delle migrazioni in Italia, soprattutto a Ravenna? Beh, sì, in Italia sicuramente è un problema abbastanza annoso, bisognerebbe che l'Europa aiutasse un po' di più. Si sente che Ravenna sta diventando più multietnica, differenze rispetto al passato? Sicuramente sì. La ritieni positiva o negativa questo Dal fenomeno? mio punto di vista è positivo, certamente va gestito. Quindi in sostanza un pensiero sugli immigrati in generale, sfruttati, gente che lavora oppure gente che bivacca? C'è anche gente che lavora, Gente che sicuramente, lavora. poi come tutte le cose c'è anche qualcuno che ne approfitta. Allora, Ravenna è cambiata già molto ed è cambiata molto in peggio, secondo me. Dal passato, parliamo di 10, 15, 20 anni fa, 30 anni fa, è cambiata in peggio. Allora, Ravenna è cambiata già molto ed è cambiata molto in peggio, secondo me. Dal passato, parliamo di 10, 15, 20 anni fa, 30 anni fa, è cambiata in peggio. Quindi diciamo che si parla di zone a rischio, Viale Sì, Farini, stazione, ci quindi. sono tante zone della città che è nel degrado più totale e zone sono molto a rischio, perché quando c'è una concentrazione molto alta di persone straniere, ma non perché uno vuole essere discriminante oppure vuole essere razzista, perché ci sono persone per bene e persone per male. Qual è il problema? È che noi non siamo in grado di sapere, con il nostro ordinamento, con le nostre leggi, non siamo in grado di sapere chi ci pigliamo in casa. Questo è il grave errore. Altra cosa è il fatto che io rimango dell'idea, come l'80% degli italiani, e non vogliamo che la gente arrivi. Cioè, no, il problema va risolto in loco là, non qui, perché qui è impossibile risolverlo. Per due motivi. Prima di tutto perché l'Africa in Italia non ci sta, questa è la prima cosa. Ma non solo l'Africa, possiamo parlare anche dei paesi dell'est, possiamo parlare di qualsiasi paese del mondo. Tutto quel tipo di paese in Italia non ci sta. Anche perché purtroppo tanta gente, questo è sotto gli occhi di tutti per onestà intellettuale, vengono qui perché le nostre leggi non valgono niente. Perché qui possono delinquere, male che ti vada, dopo 2 o 3 giorni sei fuori, se peggio che ti va, qualche anno sei fuori. Prima di tutto deve cambiare la legislazione e deve essere una legislazione giusta ma molto molto severa. Perché qui con il buonismo, con il lasciar fare, tanto tutto è lecito, praticamente siamo arrivati allo sfascio più totale.